Questo programma è offerto da Si ringrazia. Marco Betti, una bandiera della ristorazione italiana nel mondo. Chef 18 stelle Michelin, 22 punti e 5 centesimi sulla guida dell'Espresso. 12 forchette con 3 cucchiai di resto, su Gambero Rosso, il top. E lui, Mario Cagola, l'aiutante. E voilà! Noel bel così! Gentili amici, PPI TV continua questa edizione invernale. Ma papantadò, mi pare il codice fiscale del Pippo Bau. Cari amici, dicevo, continua la nostra edizione invernale di questa trasmissione, ma che comunque sia vi dà anche un brivido blu alle volte, di freschezza e di entusiasmo. Bravo. Sto qua veramente entusiasmo. Allora, oggi abbiamo questo impastatore Moulinex che adopereremo, esatto, che utilizzeremo per fare appunto i gnocchetti saraceni. Oh, chi lo sa? No, impianti la ripica tutte le volte. Saraceno sarà o non sarà? Saraceno, la farina saracena, quella della polenta morestiani, vi ricordate? La farina interessante, la farina che si usa poco. Saraceni non è una domanda, tipo una che si chiama Sara. Saraceni no, non lo fa. Ecco, no, per capire. Senta, allora per fare gli gnocchetti saraceni, senza spudà, le chiedo di misurarmi il quantitativo, allora, di bolsa. Questa ricetta è una ricetta da una palla, amici. Tengo a precisare, da una palla, per l'estrema semplicità. Quindi ne strappo due. Via strappo due palle. Due palle. Una palla. E due palle. No, laggiù, dai, agli amici là. Se non la fondo sul forno a induzione, fornello a induzione. Fenomenals, ecco, è andata bella. Oltre l'induzione è andata. Bene, quindi una palla di difficoltà. Gli ingredienti di... quali, allora, sono, oltre alla farina? Gli ingredienti classici, anche stavolta, vedete, quattro ingredienti. Allora, la farina saracena, la farina saracena, che è quella farina con dentro quella crusca, quindi uno va al negozio e dice: vuoi farina saracena? Chi la dà proprio? Cosa? Farina saracena. Ah, che schifo. Del latte. Più facile quello che io pensai. Del latte, non sta a domandarmi. Bravo, latte. Scremato parzialmente latte, intero. Del latte. Ma perché, cioè, quando uno va in bottega, scusi se ogni tanto io no, ma di fatti è parzialmente scremato, intero, scremato, qual è il meglio comprare? Cioè, per che motivo che è sta scelta? No, allora, lei lo sa, cameraman? Certo. No, allora, giustamente, è pertinente. No, tanti, e tutti che hai i suoi problemi, che è quel che Paul... che non tollera il latte intero perché è massa grasso, e allora se tocco il parzialmente scremato, che è quel che piace la puina, e avanti così, ne sei incapito. Allora, questo qua è latte. Strozzagare con le ortiche. Esatto, latte. Questo è latte, va bene. Latte. Digeribile. Papà non fa colazione con noi? No, perché a lui il latte gli dà fastidio. Vabbè. E se beviamo brodo, allora va bene. Poi due uova e un po' di sale aromatico. Sale aromatico. Se per caso non l'avete, cercatelo innanzitutto, perché si trova, sì. Con le dovute ricerche, si trova. Ma altrimenti che cosa mettiamo? Pepe, sale e pepe. Allora adesso andiamo a impastare. Possiamo? Sì. Giri valzer prima di impastare, come sempre. Doveroso. Ecco qua. Aprono le danze. Gira. Bene, io adesso accendo la mia camera sulla pantegana. Dai, con la telecamera. E qua, allora, amici, adesso ti sposto il limone, perché sennò non è capito. E andiamo a mettere gli ingredienti nell'impastatore. Come vedete, è già qui. Ecco, oh, ciao. Cosa ha detto? Bella. Ho acceso. Manca l'occio, vuole la sua parte. Bene. Allora, andiamo a mettere il latte, amici. Il latte. Marandò che rampego per far sta inquadratura. E qui in zona di trasmissione della Clerici, la gamba piantata sul soffit, mi metto a montare su scaffale. Comunque. Vabbè. E la nena va bene. Poteva anche... Fermo che ti piroetto dietro. Voilà. Qua andiamo. È semplicissimo. C'è un bottone. Vedete, amici? Comodissimo. Vedete, amici? Te lo sposto? E qua possiamo giocare.
giocare anche con quelli delle telecamere, farli impazzire. Andiamo a far andare un pochino. Zoom anche, sghistando la reccia del source. Zoom. Qui mettiamo dentro la farina. Sono in pe sul scaffale. Ciao Betty, mi vede? Eccoci qua. Smorzo la pattegana. Ciao. Mettiamo un pochino di sale, il nostro famosissimo sale aromatico. Eccoci, qua abbiamo il nostro impasto. Adesso questi gnocchi qua, le cose è semplice da fare, nel senso che lei potesse fare tipo un spezzolo, però non viene spezzolo. No, infatti. Facciamo un gnocchetto al tagliere. Lei è un sistema particolare che vuoi farvi vedere. Attenzione a casa, amici, perché qua non si scherza. Anzi, mettete da chi che mi metto da qua. Esatto. Adesso. No. A questo punto lo chef se n'è andato. Amici a casa, ecco. Voglio regalarvi una chicca particolare. E ricordo che è una traccia, non insegno nulla, però il gnocchetto al tagliere, tagliato dal tagliere, senza ausilio di particolari attrezzi. Via. Direi che è stato detto tutto quello che c'era da dire. Ed ora vediamo, dopo le ciacere, vediamo i fatti, amici. Perché le ciacere in questo periodo è sentita anche a massa, se mi permette. A proposito. Non so bene di che giorno è che siamo in onda, però insomma è nell'aria. Allora, possiamo spostarci in zona cottura? Direttamente.